Ragazze, vi cedo il microfono, perché voi state anche lavorando nell'organizzazione, ma siete atlete della Codocanchieti. Vado di memoria. India Serafini, Asia Toro, Lucrezia. Oh, non mi ricordo mai, allora comincio da Lucrezia Zedda, ti presenti dal punto di vista sportivo, a te il microfono. Io sono cadetta secondo anno e sono del Codocanchieti e quest'anno diciamo ho avuto la mia prima soddisfazione, ho ottenuto la cintura nera e durante i campionati italiani, infatti ho fatto terza e è stata una delle mie più grandi soddisfazioni in quanto ero secondo anno e nessuno nella mia palestra di ragazzi era stata mai riuscita mai a soddisfare questo obiettivo, ecco. Attenzione al gioco di parole. Asia e India, e se ne è aggiunta anche un'altra di ragazza che si chiama? Alice Martellacci. Ok, allora partiamo da te allora, va bene. Alice Martellacci che si presenta dal punto di vista sportivo ai nostri amici che ci vedono da casa. Niente, faccio la categoria 57 kg e l'anno scorso sono arrivata seconda ai campioni italiani cadetti e niente, quest'anno ho cambiato categoria, sono stata junior e niente. Bene, cambiamento di categoria, anno importante. India e Asia, vai India. Allora, mi chiamo India Serafini, ho 18 anni e pratico judo da 9 anni. E quest'anno mi sono qualificata seconda ai campionati italiani junior e l'anno scorso prima a quelli cadetti. Inoltre ho partecipato agli europei e mondiali, mi sono qualificata seconda a un European Cup a Napoli. Avete capito? Tanta roba. Asia. Sono Asia, ho 17 anni e pratico judo da circa 10 anni. Faccio parte del club del Codocanchieti e anch'io l'anno scorso sono arrivata terza ai campionati italiani. E ho anche partecipato ai campionati assoluti di Serie 1 arrivando al settimo posto e quindi per questo sono anche molto felice. E meno male che erano timide. Allora, Lucio Tavoletta e Alessandro D'Urbano, siete avvisati, ci sono anche loro.